Belli, eccoci qua trovati nel nostro pomeriggio insieme. Questo pomeriggio faremo un menù proprio ad hoc, in realtà prepareremo insieme la mia cena. Vediamo un pochino per cena che cosa farà Giovanna questa sera. Io parto con una emozione particolare oggi. Perché? Perché proprio poco fa, 10 minuti fa, sono state pubblicate le classifiche nazionali e non solo. E quindi per il decimo mese, anzi l'undicesimo mese di seguito, questo è il gruppo primo d'Italia. Quindi un gruppo meraviglioso di consulenti, veramente di tutte le qualifiche e di tutte le espressioni possibili e immaginabili, siamo ancora primi in Italia per distribuzione di questo meraviglioso ottimizzatore di cottura. Quindi questi 20.000 membri di Fantasie Fornelli sono dei membri fortunati perché hanno al loro fianco il top del top, la squadra prestige di Fantasie Fornelli. Questo è veramente un grande onore per noi e ovviamente la nostra vittoria è proprio grazie alla vostra fiducia che ci state accordando ormai da mesi. Stiamo quasi compiendo il primo anno perché noi siamo nati a marzo con il virtuale, a marzo 2020 e quindi tra qualche mese inauguriamo il primo anno. Quindi grazie, grazie clienti meravigliose per la fiducia, per la pazienza che state riponendo in noi giorno dopo giorno. Quindi questa diretta la faccio con un'emozione in più, con una spinta in più, perché non è semplice essere primi d'Italia e mantenere il primato per 10 mesi di fila. Questo veramente è un grande orgoglio e viva Magic Cooker e grazie a voi clienti. E adesso concentriamoci, vediamo cosa prepareremo insieme. Oggi ho deciso di fare un pochino di menù detox, quindi andremo a fare dei finocchi particolari, andremo a cucinare il radicchio, quindi vi farò vedere anche la cottura delle verdure, un risottino molto molto semplice e delle patate aromatizzate. Quindi vi dimostrerò proprio oggi come è possibile con Magic Cooker andare a sostituire alcuni elettrodomestici in cucina, come il forno, come la vaporiera e non solo, anche qualsiasi altro elettrodomestico, quindi un robot da cucina. Venite con me perché andiamo a preparare insieme delle patate aromatizzate. Vedete, io ho preparato in questa scodella delle patate tagliate a tocchetti, le ho messe in acqua, le ho fatte stare un'oretta, dopodiché le ho aromatizzate con pepe, timo, rosmarino, basilico, diciamo un pochino di erbette a mio piacimento e l'ho lasciata in posa per circa un quarto d'ora finché si va a sigillare il tutto. Vado a fare quindi queste patate aromatizzate, effetto forno, nella mia meravigliosa vulcanica. La vulcanica è la nostra Ferrari, è la nostra linea di pentole bio, senza materiali nocivi all'interno, con degli spessori particolari e con delle bordature veramente importanti. Quindi 6 mm sotto, 4 mm laterale, quindi una pentola veramente di un design incredibile, senza nickel, senza cadmio, senza piombo. Quindi quando cuciniamo con Vulcanica andiamo a salvare le proprietà, gli alimenti. Perché? Perché i rivestimenti qui di Vulcanica non vanno ad attecchire ai nostri alimenti, quindi un qualcosa di incredibile e veramente unico. Sono delle pentole che hanno un costo importante e che non vi nascondo che noi abbiamo l'opportunità di farvela conquistare gratuitamente. Quindi vi piacerebbe avere gratuitamente questa pentola vulcanica dal valore di 189,90? Scrivete ok conquista vulcanica sotto i commenti e vi contatteremo io e Margherita, che siamo le leader del gruppo, e vi spieghiamo come fare ad avere questa pentola importantissima, bellissima, marchiata Magic Cooker. Venite un attimo qui. Io vado a sistemare all'interno della mia pentola queste mie patate che vi ho spiegato precedentemente. Vado, questa è una diametro 32, alta 7 cm, vado a sistemare il mio coperchio da 35 con lo Smart Dynamic. Vado a mettere una fiamma alta e quando si solleverà la nostra calotta, quindi lo Smart e Dynamic che rende il nostro coperchio unico ed inimitabile, andrò ad abbassare poco poco. Quindi niente più patate a forno che si seccano, si ritirano, ma una patata effetto forno che rimane
croccante fuori e umida all'interno. E se dovessero, a casa mia no, non so da voi, avanzare e le andate a riscaldare, con Magic Cooker non facciamo nient'altro che rigenerare le particelle, quindi mantenendo bella morbida la patata all'interno. Non guardate il mio guanto perché mi sono tagliata, lo so, mi sa tutta guardare il mio guanto, pure io lo sto guardando. Mi sono tagliata con una lattina di tonno, oggi ho cucinato pasta al tonno e quindi ho dovuto per forza mettere il guanto. Quindi, Vulcanica Magic Cooker Smart Dynamic. Quando lei si solleverà, mi dice abbassami poco poco la fiamma in modo tale che io mi rosolo all'esterno e mi cucino all'interno. Quindi non stiamo più accendendo il forno grazie a Magic Cooker, ma soprattutto grazie alla pentola che ha uno spessore particolare e quindi non fa rovinare gli alimenti. È vero che Magic Cooker, per tutti i nuovi inseriti, noi diciamo sempre che potete usarlo su qualsiasi pentola, infatti io vi dimostrerò che si può usare anche sulle pentole d'acciaio, ma ogni cottura ha la sua caratteristica. E adesso andiamo qui, passiamo nel bancone centrale, io lo chiamo il bancone, il tavolo da cucina, perché insieme andiamo a preparare una cosa sfiziosa, dei finocchi alla mediterranea. Quindi vi ho detto che era tutto detox oggi, tranne le patate che sono per i miei figli, ok? Allora, mettiamo nella mia pentola perfetta, quindi la perfetta ci dice che va bene anche sui piani a induzione, quindi gas, induzione e vetroceramica. Ci sono tutte qui le raffigurazioni, è un prodotto della nostra azienda e soprattutto è un made in Italy. Questa che sto adoperando è un tegame da 28 dove va bene il coperchio, eccolo qua, da 31 sopra, e va bene anche per chi ce l'ha il coperchio quatondo da 30. Quindi abbiamo questa bordatura che rende la pentola speciale perché non si rovina a contatto con l'acciaio, e abbiamo un'altezza di circa 8 cm. Vediamo insieme come andiamo a preparare questi finocchi gratinati. Ho messo un pochino d'olio perché ovviamente noi con Magic Cooker andiamo a ridurre tantissimo il condimento. E andiamo a sistemare sul fondo i nostri finocchi. Io li ho semplicemente tagliati e sciacquati e li sto sistemando in pentola. Molti mi chiedono, Giovanna, ma i finocchi sono crudi? Certo che sono crudi, perché Magic Cooker è anche questo. Quindi ci permette di andare a cucinare un alimento senza sbollentarlo prima. Facendo cosa? Mantenendo inalterate tutte le proprietà. Sinceramente io abbondo, perché questa è la cena mia per questa sera. Io l'ho provati già in questi giorni e mio marito è rimasto veramente deliziato, perché è un secondo proprio di questo periodo. Il finocchio è ricco di proprietà e io lo vado a rendere simpatico anche ai miei bambini facendolo in questo modo. Ho messo quindi i nostri finocchi, vado a mettere giusto un pizzichetto di sale. Poi guardate cosa metto, vado a mettere la cipolla di Tropea. A chi è che non piace la cipolla di Tropea? E la vado a sistemare proprio come se stessi facendo una lasagna, quindi a diversi strati. Ovviamente la quantità è a vostro piacimento. C'è un profumo in casa mia veramente stupendo. Vado a mettere qualche pomodorino e vi farò vedere poi il risultato finale. Quindi come cucinare il finocchio? Facciamo sempre i soliti finocchi? No, li facciamo un pochino speciali. E non ho finito! Ci vado a mettere delle olive. Ma che meraviglia! Magari il cameraman, se riesce, ecco, ad avvicinarsi e fare apprezzare i colori, capperi, olive, pomodori, cipolla di Tropea. Siccome non ne avevo fresco, vado a mettere un pochino di basilico, ecco qua, secco, e vado a mettere anche un pochino di erba cipollina, che veramente ci sta. Io me la metto tra le mani e poi la sistemo, perché sono un po' pericolosa con il condimento. Ma non è finita qui, vado ad aggiungere un altro pizzichetto di sale, giusto per renderlo bello saporito. Vado a mettere un filino d'olio che non guasta, eccolo qua, e vado poi alla fine, non mi sono organizzata con il cucchiaio ma adesso lo prendo, perché questo è sempre il bello della diretta, ho preparato un pochino di pane grattugiato, vado a mettere sopra. Quindi guardate che finocchi alla mediterranea vi sta preparando Giovanna. Vado a mettere il mio coperchio da 31, quindi un coperchio che va bene su tutte le pentole. Perché? Perché il 31 copre il 16, il 17, il 18, il 19, il 20, tutte le pentole, a meno che i manici non fanno resistenza. E vado a mettere una fiamma alta, ovviamente
come Margherita dobbiamo sempre fare il botto, questo è il botto iniziale, perché questa è la mia prima diretta, vado a mettere una fiamma alta, sempre proporzionata alla pentola, e quando vedrò fuoriuscire il vapore, quindi per chi ha il coperchio classico che corrisponde al fatto di quando si solleva la calotta, abbasso poco poco la fiamma e avrò dei finocchi effetto forno che, a differenza del forno, non secca, rimangono belli umidi. Quindi come fare a far mangiare i finocchi a tutta la famiglia se non all'insalata, i soliti? Li vado a fare in pentola a vapore con il meraviglioso Magic Cooker e le nostre cipolle caramellate, olive, capri. Vi faccio vedere l'ultima volta il colore e poi parte la cottura. Guardate qua, guardate che prelibatezza. Vedete? Ci vuole solo un po' di fantasia. Io ogni tanto invento qualcosa, perché noi non siamo delle chef. Noi siamo le chef a casa nostra. Che cosa facciamo? I nostri gusti, un po' ci documentiamo, un po' tra di noi ci cambiamo le ricette, le abbiniamo a Magic Cooker. Potremmo creare proprio una collana di ricette di questo meraviglioso gruppo. E anche voi clienti ce ne state mandando tante, siete veramente fantastiche, complimenti, sono veramente fiera e orgogliosa di avervi in questo meraviglioso team. Mi sciacquo la manina e procediamo con il resto. Allora, ecco qua, quindi lì fiamma alta, qui il cameraman se si avvicina, perché è vulcanica, questa caratteristica, signore, è veloce, è un qualcosa di incredibile, in camera calore in maniera uniforme e lo rilascia in maniera graduale. Si è alzata la calotta, si è sollevata la calotta, quindi all'interno siamo ad una temperatura intorno ai 95-96 gradi. L'è riuscita a fare in patate a forno a 95 gradi senza consumare l'energia? No! E invece con Magic Cooker è possibile. Vedete, ci sono poco poco, già, guardate che velocità, rosolate, ma che spettacolo, la patata veramente incredibile. Guardate, è proprio la pentola, ragazzi, coperchio e pentola, ragazzi. Vado a mettere il mio Magic Cooker, vado ad abbassare la fiamma e aspetterò circa una decina di minuti. Perché? Perché io ho rosolate fuori e ora le vado a cucinare all'interno, ok? Adesso andiamo qua, lì stanno andando i finocchi, stasera è una cena meravigliosa. Io quando faccio queste ricette con le verdure, tra l'altro ricche di proprietà antiossidanti e quant'altro, mi sento la casa piena, è come quando fate la spesa e avete il frigorifero pieno, così mi sento io quando cucino le verdure. Ora andiamo ad utilizzare sempre la nostra linea perfetta, ok? Questa è una 24 cm, è alta di diametro, è alta circa 13 cm, quindi è veramente bella alta, ed è speciale e spettacolare per i primi, per i sughi, per uno stufato, per la polenta, per le fave. Anche lei va a induzione vetroceramica e gas, è uno spessore di 4 mm sotto e poi prosegue fino a 3 laterale. Ha i manici ergonomici in soft touch ed è della stessa linea di questa qua, la linea perfetta. Ci sono molte signore nuove che dicono: Giovanna, ma io devo cominciare, ma come devo cominciare? Con la mini batteria. La mini batteria comprende la pentola per i primi piatti, qui io ho cucinato fino a 600 grammi di pasta asciutta, il formato piccolino, ok? Quindi se invece sta il condimento siamo intorno ai 300-350 grammi, quanta pasta l'ho mangiata? Comunque è una cosa che si può fare. Quindi questa, insieme a queste due coperchi, così come li vedete, è la batteria vincente. Infatti, anziché 229,90, tutti e quattro pezzi vengono appena 139,80. Organizzatela mo' con le vostre consulenti di riferimento, bloccatele adesso e arriverà tra un mesetto, perché signore belle, abbiamo una lista così esagerata che non riusciamo a sopperire alle vostre richieste. Quindi più o meno arriverà per fine mese, per inizio mese prossimo. Mini batteria al 50%, 139,80. Qua ci faccio i contorni ai secondi e qua ci faccio i prim. E quindi li facciamo insieme. Io non so se riuscite a vedere questo vapore distillato che sta fuoriuscendo, ma dalla telecamera si vede poco, però per sbirciare io ci tengo, perché io vedo, sento, veramente una cosa eccezionale. Vorrei proprio far trasparire tutta questa realtà lì da voi, quindi posso solo far guardare. Guardiamo cosa sta succedendo. Guardate che meraviglia. Si stanno rosolando, il vapore sta uscendo e quindi io vado ad abbassare la fiamma che si è spenta. Adesso la riaccendiamo con questo, eccola qua. Vado ad abbassare la fiamma, minimo, così si permette la cottura.
si permette la cottura anche all'interno. Quindi fiamma alta, devo far filo solare e adesso abbasso la fiamma. Se per caso volete, perché vi rendete conto che magari che avete usato una fiamma troppo alta, volete aggiungere un po' di liquido, lo potete fare, un po' di acqua, quello che meglio gradite. Io preferisco non farlo, anche perché il coperchio cucina creando una forte umidità all'interno, quindi vado a sfruttare quella. Nel frattempo qui mi sto proprio aromatizzando la cipolla, però non è una puzza che rimane addosso, ecco perché Magic Cooker trattiene e filtra l'80% degli odori. Si cucinate una cosa del genere nel forno, ci vuole 3 giorni per togliere la puzza, e se non vi dico in padella non vi dico proprio. Qui invece Magic Cooker fa trasparire l'odore, ma che va via in pochissimi istanti, perché è brutto sentirsi la puzza di cipolla addosso. Pensate a me, che se è molto bella preparata e pimpante, posso mai uscire con la puzza di cipolla? Ecco perché grazie a Magic Cooker benedico questo prodotto che è entrato nella mia vita 10 anni fa. Quindi lei si sta cucinando e qui andiamo insieme a preparare questa volta. Ragazzi, ho già cipolli tropea, mi sembra la maestra in casa mia. La maestra di tropea ci sta anche qui. Vado a preparare un risottino con della cipolla, con del peperone. Ho scelto peperone rosso perché è il mio preferito e alla fine andrò a mettere un pochino di zafferano. Quindi, come si fa il risotto con Magic Cooker? Vado a mettere anche in questo caso, io sto facendo una porzione per circa 3 persone, pochissimo olio. Vado a mettere la mia cipolla, che questa volta ho tagliuzzato piccolina piccolina, e vado a mettere i peperoni. Eccoli qua, vedete? Ora, perché ci sono tante persone nuove, tante nuovissime clienti che vogliono capire come si fa, appoggio il mio Magic Cooker e con una fiamma alta andrò a fare un insaporimento, ok? Perché la base è fondamentale, il condimento va messo sempre sotto, quindi vado a fare qualche minutino un insaporimento con olio, cipolla e peperoni. Quando sento lo sfrigolio andrò ad aggiungere, io in questo caso ho scelto 2 bicchieri di riso, più o meno un bicchiere del genere siamo intorno ai 80-90 grammi, quindi ho fatto una dose per 3 persone, perché poi il risotto ovviamente non è che dovete mangiare chissà quanto. Quindi siamo intorno ai 160 grammi, poco meno, poco più. E mi raccomando, vi ho fatto questa differenza perché il liquido, attenzione, sono tante nuove signore, eh? Il liquido del risotto deve essere 1 bicchiere di riso, 2 di acqua. Quindi se abbiamo 2 bicchieri di riso, devono andare quanti di acqua? 4. È importante, che è diverso invece se io volessi fare una pasta secca, una pasta fresca. L'abbiamo spiegato tante volte. In quel caso la proporzione è 100 g di pasta, 1 bicchiere d'acqua, pasta secca. Pasta fresca è 100 g di pasta, 0,5 bicchiere d'acqua. Poi dipende anche dal condimento, vedete i peperoni non rilasciano molta acqua. Invece i funghi, le zucchine, siccome la rilasciano l'acqua, voi manteneteli un pochino al di sotto. Quindi nella perfetta sto insaporendo la mia cipolla di tropea e il peperone. Quando arriveranno un pochino a scottarsi, a soffriggere, ad insaporirsi poco poco, vado e continuo con i miei 2 bicchieri di riso e alla fine amalgamo con lo zafferano. Io volevo andare a dare una controllatina al vapore che sta fuoriuscendo, vedete quanto vapore si sta creando all'interno della pentola, per vedere cosa sta succedendo, perché Giovanna stai alzando continuamente. Il consiglio che vi do è quello di non sollevare continuamente il coperchio, perché altrimenti rallenta il processo di cottura. Però la voglio passa tranquilla e rilassata, il coperchio si può alzare, non scoppia, non è una pentola a pressione, funge anche da pentola a pressione perché riduce i tempi, in cambio però mantiene le proprietà inalterate, perché il Magic Cooker non va oltre 97 gradi, ok? Potete spiare all'interno ogni qualvolta lo volete. Solo per la frittura c'è l'eccezione, ma lo vedremo poi in altre dirette, perché ne abbiamo fatte veramente tantissime. Io voglio sbirciare perché c'è un profumo mediterraneo stupendo, guardate qua, mamma mia che meraviglia, vedete questa forte umidità che si sta creando all'interno, mi crea l'acquetta giusta? Eccoli qua, sono ospedalieri, ma ospedalieri, io ve lo vorrei far vedere a mio marito quando si lecca i baffi, quando faccio queste preparazioni, perché con Magic Cooker rimane tutto intenso, tutto più saporito, tutto più umido. Qua l'ospedaliere, qua è qualcosa di ristorante. Infatti saluto il nostro grande chef Fabio Campoli, che è il nostro testimonial, che ha cucinato con noi Magic Cooker in tantissimi tour in Italia, quando potevamo farli questi tour. E non vi dico, ha abbinato la tradizione, quindi la cultura degli chef, a questa meraviglia di prodotto, perché questa è una meraviglia. Voi potete dire io sono di parte, no.
perché io sono stata prima cliente, poi non li potevo acquistare e mi hanno proposto li puoi avere gratis, te li faccio conquistare. Quello che sto dicendo a voi, se anche tu non puoi e vorresti, scrivi ok conquista, fai come me, io li ho conquistati, li ho amati e poi è diventata la mia ragione di vita. Quindi viva Magic Cooker, benedica per tutta la vita. Ho fatto anche la rima perché ogni tanto mi applico pure. Allora, qui io sento un buon odore di peperone, no a puzzico parola, quindi buon odore di peperoni. Sta uscendo il vapore, io lo vedo, non so se si riesce a prendere l'idea dall'esterno. Vediamo cosa succede, spiego un attimino e controlliamo. In questo caso questa manovra la posso fare, perché non è nient'altro che, vedete, l'acquetta, la condensa che si è creata, che non è insevata, non è unta, è pulita, e qui vuol dire che noi mangiamo sano, anche questo è un indicatore. Guardate il colore del peperone, non si è abbrustolito, non si è sbollentato a livello ospedaliero, è rimasto meravigliosamente integro e cotto all'interno. Mettiamo i due bicchieri, uno e due, e come le nostre mamme ci hanno insegnato, per qualche secondino vado un attimo a tostarlo affinché il chicchetto si vada a sigillare, vedete? Io ho utilizzato un risotto della Blonde, qualità rossa, quello da 12 minuti, poi ognuna di voi può utilizzare a piacimento il risotto che meglio crede. Quindi lo facciamo tostare un pochino e poi aggiungiamo il liquido, ok? Il liquido potrebbe essere un brodetto preparato a parte, magari fare un brodetto con le testoline degli scampi e quindi aggiungerlo lì, potrebbe essere un dado, potrebbe quello che meglio che un po' di vino bianco, quello che volete. Io preferisco farlo molto molto semplice, lo sto tostando, quando lo tosto non ci sta bisogno dell'aggiunta del coperchio perché è giusto qualche minutino. A questo punto andiamo a contare insieme i 4 bicchieri d'acqua, 1, 2, 3, sembra che siamo a scuola, sì perché questa è la nostra scuola di Magic Cooker. Vado a mettere il mio coperchio, la fiamma alta, e quando esce il vapore mi dice Giovanna, adesso sto scendendo il vapore, come hai fatto per i finocchi e come hai fatto per le patate, abbassami la fiamma e aspetta i tempi di cottura indicati in confezione. Alla fine ci potete mettere un po' di parmigiano, un po' di burro, io uso l'acido dietetico perché ho deciso di mettermi a dieta perché queste feste mi hanno proprio scombussolata, stando a casa abbiamo mangiato ancora di più dolcetti vari, quindi andrò a mettere giusto un pochino di zafferano, poi questo qui è il vostro gusto. Noi abbiamo il blog www.rossomagiccooker.it dove trovate tutte le ricette delle dirette, però voi potete pure inventare. Noi dobbiamo fare le chef a modo nostro, non dobbiamo fare le professioniste, le dottoresse, noi ci dobbiamo divertire e soprattutto dobbiamo mangiare sano con questa meraviglia delle meraviglie. Io non sono di parte, è proprio il cuore che mi fa dire questo. Adesso, quindi i finocchi stanno andando, in questo caso posso girare il coperchio, sì, tanto non è la frittura. Madonna mia, mamma mia, questo è sbagliato, non si gira tutto così, comunque guardate qua. Viene anche caramellizzato dopo sotto, mamma, che meraviglia. Chiudiamo qualche minuto e spengo. Qui appena esce il vapore abbasso la fiamma, come venite con me? Perché molti mi dicono, Giovanna, ma io devo per forza comprare le vostre pentole. Diciamo che le nostre pentole, lasciatemi pregare, sono il top del top del matrimonio perfetto. Però può capitare che voi prendete un pezzo alla volta e che non ci avete proprio tutto, tutto, tutto. Quindi le vostre mamme vanno fatte incorrere le pentole d'acciaio? Sicuramente, l'acciaio c'è che non ce l'ha in casa. Allora vi dimostro che Pudim fa una bella verdurina, qualsiasi preparazione che può essere un sughetto, dei legumi, delle verdure con l'acciaio, però nell'acciaio la tostatura di risotto lasciami un poco desiderare, i finocchi come li sto facendo là si vanno da poco ad attaccare, la focaccia non la possiamo fare, la frittura è sconsigliata perché sono troppo pesanti, però potete fare qualsiasi cosa, eh? Quindi le verdure, i legumi, la pasta lessa, quello che dite. Io, siccome mi ho deciso di mettermi a dieta, vi faccio vedere come vado a cucinare un radicchio, poteva mai mancare, la cipolla di Tropea, l'ho scelta proprio come la regina oggi, perché è importante seguire una linea. Vado a prendere giusto un goccettino d'olio, anche se io preferisco sempre l'olio metterlo a crudo, ecco qua, e metto
Guardate qua, giusto un cucchiaio d'olio, perché il nostro olio non si brucia, perché noi cuciniamo a temperature bassissime, temperature che non vanno oltre 97 gradi, e quindi le proprietà degli alimenti rimangono integre, fanno bene, ok? Oltre ad essere più digeribili. Vado a sistemare la mia cipolla sotto, eccola qui, quindi sto utilizzando l'acciaio, e vado a mettere il mio radicchio. Allora, il radicchio è stato semplicemente sciacquato. Vedete? Non devo aggiungere liquido perché già lui ne contiene. Vado a mettere il mio coperchio da 31. Questo è un altro coperchio che noi abbiamo in offerta, perché è un coperchio come quello che sto utilizzando sui finocchi, perché è un coperchio adattabile a diversi diametri. Vedete? 17, 18, 19, 20, fino a 30. L'importante è che i manici non danno fastidio. Cioè, l'importante è che i manici delle pentole non danno resistenza, perché altrimenti non funziona. Quindi vi dimostro che il Magic Cooker si può utilizzare anche sull'acciaio per alcune preparazioni. I funocchi si azzeccano sotto, quindi non deve spegnere in giro. Però vi faccio vedere. Quando questa scalotta si solleverà, io spengo e lascio in autocottura, e il nostro radicchio è benché pronto, poi magari lo vado a guarnire con un poco di aceto balsamico, quello che meglio credete, ed è un ottimo contorno per questo periodo. Quindi io vado ad appassire tutte le verdure a foglia larga senza l'aggiunta di liquido, non c'è bisogno. Se invece avessi qui avessi scelto dei cavolfiori oppure dei broccoletti di Bruxelles o delle rape, aggiungevo poco d'acqua o delle carote, va bene? Quindi se voi alzate poco il coperchio, è proprio lui che vi crea l'umidità e non ci sta bisogno dell'aggiunta di acqua. Qui le patate mi sa che sono proprio andate, vado a controllare. C'è qualche domanda? Puoi ripetere il procedimento delle patate? Certo, allora intanto le controlliamo. Guardate qua, signore belle, voi dite che non si rosola con Magic Cooker. Io vi facesse una variata. Sono pronte, eh? Eccole qua. Meraviglia. Allora, le patate che adesso andiamo già a servire, ma come profumano! Allora, le ho tagliate, le ho messe nell'acqua, le ho fatte stare qualche oretta. Dopodiché ho tolto l'acqua e le ho aromatizzate con l'olio, con l'erba cipollina, col timo, col basilico, l'origano, un po' di pepe, quello che meglio preferite. E le ho fatte stare circa un quarto d'ora nella coppa affinché attecchisse ben bene tutta tutto il condimento. Poi l'ho messo nella pentola e ho messo una fiamma alta finché non si è sollevata la calotta. Dopodiché ho abbassato la fiamma e ho cotto all'interno. Un quarto d'ora e sono pronte. Sono stata brava? Grazie. Allora, qui, eccole qui. Sono pronte, più che pronte, anche se questa è una ricetta che abbiamo proposto qualche mese fa, a gentile richiesta, vedete? Io la devo rifare, l'ho rifatta, perché mi dicono ma non si colorano le cose, non vengono cos'è, è perché non le sapete fare, è perché non utilizzate Magic Cooker come vi dico io, e ce ne stanno ancora. Ma sta pentola, raga, è qualcosa di spettacolare, ma quanto è bella sta pentola, la volete conquistare e chiedetemi come fare, ok, conquista, che vi dico come fare, perché quella pentola ha un valore di 189,90 e che è in offerta speciale. Eccole qua, l'unica cosa che non ho messo, perché altrimenti si ammosciano, è il sale, che lo vado a sistemare un pochino alla fine. Non mi dovete dire voi se queste sono patate da forno o no. Guardate qua, guardate qua che meraviglia. Mamma mia, coppa. Allora, il bello della diretta, mi sono cotta la lingua, però sto bene. Allora, qui sto uscendo il vapore e adesso abbasso la fiamma e aspetto i tempi di cottura indicati in confezione. Abbassiamo la fiamma, vogliamo controllare, sbirciare, sì. Quando l'acqua si asciugherà, il nostro risotto sarà terminato. Anche questo molto molto dietetico. Quindi le patate sono pronte, i finocchi li ho spenti da un po', e lì nel frattempo vogliamo seguire proprio questo Smart Dynamic, perché è qualcosa di straordinario. Guardate qua, mentre io mi sto facendo la chiacchierata, la chattata, la videochiamata con le mie amiche, lui si solleva, lei si solleva la calotta e mi dice: Giovanna, è partita l'ebollizione, quando io mi solleverò completamente puoi anche spegnermi. Volete sbirciare questa meraviglia di radicchio senza acqua? La volete vedere, perché ci sanno profumo, da casa mia, una cosa bellissima. Adesso ve lo do, lo faccio a lo giro un attimino. Guardate qua,
mamma mia, che colori, che meraviglia. Ecco qui, adesso si solleverà completamente perché la forza del vapore, ma anche a questo punto posso spegnere perché lui cucina, continua a cucinare per calore riflesso. Quindi io ti spengo perché poi ti devo servire con un pochino di olio e di sale, quello che sia. Quindi ecco, così si fanno le verdure a foglia larga. Se erano le carote, cavolfiori, broccoletti, dovevate aggiungere un pochino d'acqua. Scusate se sono ripetitiva, però so che quest'oggi ci sono tantissimi partecipanti alla diretta, siamo oltre 300, quindi già mi sto emozionata tutta quanta e quindi si aggiungono di continuo e come forza fa la spiegazione. Quindi il radicchio è qualcosa di straordinario. Guardate là, adesso lui si abbassa tutto quanto e mi dice: io sono ritornata a temperatura. Il coperchio 31, che è il coperchio che va bene su molte pentole perché è versatile, quindi va dal 17 al 30, questo qui costa 89,90 solo il coperchio. L'azienda gli aveva dato proprio al 50%, 49,90. Quindi se volete fare un regalino alle vostre mamme, alle vostre zie, a vostra moglie, 49,90, quindi al 50%. Bloccalo adesso e arriva tra 20 giorni circa. Perché? Perché stiamo facendo ritardo? Perché abbiamo troppa richiesta. Mai vista una cosa del genere, ok? Mi sa che vado io in azienda latina, salutiamo la nostra meravigliosa azienda, a caricarmi come la Befano, come Babbo Natale, questi meravigliosi pacchi. Io li ho spento, ho spento anche i finocchi che adesso andiamo a impiattare insieme. Oggi mi sto divertendo, c'è uno sprint in più. Eccoli qua. Voilà. Guardate i colori, che spettacolo. Ben caramellizzati, per chi dice che ma non mi viene come in forno, è perché non li sai fare, perché non segui le dirette di Joe e di Marg e di tutto il gruppo Prestige. Poi mi fate innervosire tutta quanta. Madonna, Maronna, che meraviglia, ma ve le vorrei far vedere. Maronna, caramellizzazione perfetta, un'umidità unica, un profumo eccezionale. E fate mangiare i finocchi a tutti in famiglia, eh? Mamma mia, che colori! Oggi mi sto superando, mi sto emozionando! Ecco qua il nostro finocchio alla mediterranea, con capperi, cipolla, pomodorini, olive, un pochino d'olio e un pochino di pan grattato. Quindi guardate che effetti forno, basta saperla gestire la fiamma. Se non la sapete gestire avete delle difficoltà. La tecnica è sempre la stessa: alta e rosolo, bassa e cucina all'interno. Oh oh, chi si vede qua? E da dove è uscita questa qua che non l'avevo guardata proprio? La quadruccina, Dio! Ma la nostra azienda fa anche le pentole in terracotta, Magic Cooker Made in Italy, con uno spargifiamma incorporato, è una 20-20 alta 10 cm. Madonna, quando che cominciamo a fare le fave, cominciamo a fare i purè, gli stufati, le zuppe di legumi, Madonna, che spettacolo! La crema pasticcera ci ho fatto, ma con il coperchio poi da 22, un coordinato bellissimo, non l'avevo vista prima, ma da dove è sbucata? Mamma mia, ogni tanto compare qualcosa qui in casa mia. Vado a prendere il radicchio, non l'avevo notata prima, mi è sbucata all'improvviso. Allora, adesso serviamo anche il radicchio, vi faccio vedere anche qui, in questo caso, i colori, la meraviglia dei colori, eccolo qua, voilà, vedete? Ci metto un pochino d'olio, poi potete mettere un po' di aceto, quello che meglio credete, perché l'olio crudo è sempre meglio, e ci metto, io lo metto sempre alla fine, un pochino di sale. Quindi abbiamo anche il nostro radicchio appena appena stufato con Magic Cooker. Ma voi notate i colori? Adesso qui sì, magari rende poco, tutte le proprietà, le vitamine, le proprietà antiossidanti sono rimaste all'interno e non si è spappullata, non si è fatto tutto piccolino piccolino. Quindi i finocchi un contorno stupendo, le patate per i miei bambini, effetto forno, senza accendere il forno, il nostro radicchio e qui controlliamo il risotto. Cioè nel frattempo io sto parlando con voi, la cosa incredibile, il risotto va, io non sto là sempre a mescolare, sta facendo tutto lui, ma è veramente magico, è una cucina meravigliosa.
Quindi mi raccomando, non vi fate perdere l'opportunità di questa batteria 1 e 2, così coordinato come stanno al 50%, 139,80. Bloccalo oggi, chiama la tua consulente, la persona che ti invita dal gruppo, e lo ricevi tra un mesetto circa, perché siamo pieni fino qua. Questa dura ancora qualche giorno ed è una linea che va bene anche in induzione, quindi anche le sposine che devono fare la prima casa, chi va a convivere, è ottima. Questa è per i primi e questa è per i contorni e i secondi. Perfetta, 24-28, coperchio 27 e 31. Se volete, potete aggiungere sia qua che là il distanziale Smart Dynamic, che sarebbe questo nappiolino qua, quello che fa, eccolo, vedete? Sollevare la calotta, quindi l'indicatore di temperatura, con appena 4,90 euro, quindi non ve lo lasciate perdere. Controlliamo il risotto, eccolo qua, a questo punto è ben che cotto, vado ad aggiungere lo zafferano. Io faccio così per vedere se state attente. Si apre la bustina facendo proprio, eccolo qua. Amalgamiamo, ecco, qualche minutino e spengo, e serviamo anche il risotto con cipolla di Tropea, peperone rosso e zafferano. Comunque ragazzi, i miei bambini ve li vorrei far vedere come stanno emozionati di tutte queste belle preparazioni che ho fatto. Allora, io qui spengo e lascio qualche minutino in autocottura prima di servire. C'ho il cameraman che si sta facendo tutte le risate. Oggi sto a fare un sacco di papere. Mi sto emozionando perché siamo i primi d'Italia. Madonna, che emozione! Siamo tutte noi consulenti di questo team, le prime d'Italia. Ah, poi ho combinato un macello, no, non ho fatto troppo la pasticciona. E poi un'altra volta sta quadrottina qua, ma quanto è bella però, Cioè, ogni volta che la guardo mi rimetto tutte le preparazioni che ci faccio. Stufati, la trippa e patate, la polenta, perché la polenta qui dentro si fa con l'acqua fredda. Ve la faremo vedere a breve, non ci sta bisogno di riscaldarla. Sono cose troppo difficili, ma non mi fate uscire fuori traccia. Questa pentola ha un valore, solo la pentola, di 39,90. Il coperchio ha un valore di 59,90 e si può avere questo coordinato, ma sapete in che modo? Vedete, noi abbiamo sempre svolto questa attività con le dimostrazioni a casa, dove la padrona di casa, cioè colei che ci invitava delle amiche, prendeva dei regali, ok? Occhio qua! Ma purtroppo queste dimostrazioni a casa noi non le stiamo facendo, perché ahimè c'è questa pandemia che sta sempre a fianco a noi, speriamo che finisce. E allora abbiamo deciso di fare questo con l'azienda, una notizia di un'oretta fa. Per tutte voi che volete fare le padrone di casa virtuali, invitandoci quattro amiche a vedere le nostre dirette, che sono pure belle, no? Sono simpatiche, piace stare con me? Ah! Basta che invitate quattro amiche, se voi o una di queste quattro amiche decide di fare un acquisto, decide di prendere una promozione, chi ha organizzato il tutto, quindi la padrona di casa virtuale che ha invitato le amiche, può avere questo coordinato con soli 9,90 euro. Quindi come facciamo a perderla questa meraviglia? Quindi io sono Giovanna, invito quattro nuove amiche a vedere le nostre dimostrazioni. Se io o una di queste quattro amiche decide di fare un acquisto, io che ho organizzato, che ho invitato le persone a Fantasia e Fornelli, avrò il coordinato da 9,90 euro. Cioè io ancora ci riesco a credere. È qualcosa di incredibile. Ne abbiamo pochissimi pezzi e quindi bisogna subito chiamare le incaricate e prenotarla. Dice Margherita, Giovanna, Alessandra, Patrizia, Luisa, prenotatemi la quadrottina che io ti trovo delle amiche interessate perché la voglio avere. E adesso non mi fate dire niente più, vi ho dato già tantissime notizie. La quadrottina, la pentola invernale, proprio per questo periodo, per le nostre preparazioni. Ora io il piatto, il risotto, perché oggi mi sono trattenuto un pochino in più, sarà stata l'emozione, non lo so, di questa diretta, però, ecco qua, questo è il mestolino. Ah, madonna che bello! Guardate com'è perfettamente sgranato. Il peperone non ha perso la pellicola, abbiamo dei colori stupendi, la cipolla di Tropea ha dato il suo tocco, io la chiudo, ecco qui, e sistemo qua.
E che dire, ma che colori che ho realizzato oggi, mi sono emozionata tutta. Allora, ricapitolando, cosa abbiamo fatto oggi? Finocchi alla mediterranea con cipolla vitropea, olive, capperi e pomodorini, altro che forno, umidi all'interno, patate aromatizzate, effetto forno, croccanti fuori e morbide dentro, risotto con peperone, cipolla vitropea e zafferano, e abbiamo stufato un radicchio e pronto per essere condito come meglio credete. La mini batteria 139,80, non ve la fate scappare perché al 50% arriverà tra un mesetto perché siamo pieni pieni di consegne. Il coperchio, solo il coperchio 31, 49,90 per fare un regalo per San Valentino, per la persona che più volete bene e se vi manca, perché questa è una misura veramente particolare che va bene su tutto. Le nostre pentole, vi ricordo, vanno bene anche su induzione. Questa e questa si chiama linea perfetta, pentole bio. E poi cosa abbiamo detto? Se volete conquistare le nostre vulcanica, quelle pentole meravigliose, scrivete ok conquista, che sarete contattati, io sarò lieta di aprire la vostra scheda dei punti. Non voglio dire nient'altro, E poi la quadrottina, per tutte coloro che ci invitano, quattro persone per le nostre dimostrazioni, e una delle amiche decide di fare un acquisto, chi ha organizzato? A Napoli si dice la raffighina, quella che ha organizzato, quindi la padrona di casa virtuale, avrà questo coordinato a sole 9,90. Contatta subito la tua incaricata e fate il vostro gioco. Io vi auguro un buon anno! Sono stata felicissima oggi di stare con voi ancora una volta e ci vediamo domani in diretta alle ore 16 con Titti e le sue ricette. Ciao!